Buongiorno ragazze e benvenute in un nuovo vlog del mio giorno libero. Allora, io ho appena fatto colazione, come vi ho mostrato. Mi sono mangiata fette biscottate col pan di stelle, la crema di pan di stelle. Ora giusto un po' di soddisfazione visto che l'ho comprata, ma poi la lascerò ai miei fratelli, anche perché io rischio un mal di pancia cronici proprio, quindi ok. Allora oggi appunto giornatina di riposo dal lavoro e appunto ho già fatto colazione, adesso penso che andrò subito in doccia perché devo lavare insomma i capelli e penso che oggi li asciugherò normali insomma con il diffusore, così faccio una cosa anche un po' veloce e non cerco di passare sempre la piastra, il ferro per non stressarli più di tanto. Tra parentesi, dovrò decidermi a fare la tinta perché vabbè, io ho fatto la tinta su tutta la lunghezza ed era la prima volta e sono andata praticamente a un po' a scurirli, un po' anche a riscaldare un po' il colore, perché io tendenzialmente sono secondo insomma il parrucchiere, tipo un biondo cenere, un biondo scuro. Diciamo, a me tra un biondo e un castano, una colorazione del genere. E, mentre abbiamo fatto praticamente un cioccolato come tinta, che mi piace moltissimo perché scalda un pochino il colore. Infatti, se vedete qua sopra, a parte che insomma sono un po' sporchi, qua sopra, ora magari con la luce così non rende, però con la luce naturale si vede, si comincia a vedere la ricrescita e si vede che il mio colore naturale è più spento, più tendente appunto al cenere, al grigio, diciamo. E così, avevo preso qualche settimana fa, un mesetto fa, boh, da Risparmio Casa, una tinta, non mi ricordo manco la marca, no, non me lo ricordo proprio, perché stava tipo in super offerta. L'ho pagata 2,99 € invece di 6 €, una cosa del genere. E ho detto vabbè, sai che dico, magari sperimento un pochino, vedo se sono in grado di riprendermi insomma il colore, altrimenti poi vado dal parrucchiere e ci pensa lui. Solo che non mi ci sono ancora messa, però nel frattempo in questi ultimi mesi ho scoperto che prendi, mi è uscito un capelletto bianco proprio qua davanti, maledetto, un po' da nascere dietro, sotto, no, qua davanti praticamente. E si vede, cioè si vede proprio perché ce l'ho proprio qua, ce l'ho proprio qua e quindi niente, mi urta un pochino, per carità, non sono ancora insomma tutti bianchi, ho detto, cioè, per il momento solamente questo però è proprio qui, quindi mi urta perché effettivamente si vede il capello, quindi dovrei buttarmi e provare a vedere se sono in grado di farmi questa tinta. Potrei farlo oggi? Lo vogliamo fare in questo vlog? Non lo so, ci penso. Ma se mi appoggio così troppo basse, vero? Distanziamo. Perché mi sta pesando un braccio. Allora, potrei pure farlo. Nel senso che allora a questo punto mi lavo. Mi vesto perché devo fare un pochino di giretti in questa giornata e soprattutto devo andare a comprare il regalo per il mio nonnino che oggi è il compleanno. Questa sera andremo a mangiare fuori e volevamo prendere insomma da parte di tutti noi nipoti un piccolo pensiero per nonno, quindi devo fare questo giro oggi. Poi volevo passare da Pittarosso perché non sono riuscita il weekend scorso a vedere se trovo uno stivaletto sul blu, perché io, a dir la verità, se no ho adocchiato dei modelli su Zalando. Però sono sempre un po' in dubbio perché io ultimamente non riesco a trovare più scarpe che mi stiano bene, nel senso a livello di numero, perché io fondamentalmente, ragazzi, sono arrivata alla conclusione di portare un 37,5 e ormai, a parte le marche sportive, è difficilissimo trovare marche che fanno appunto le mezze misure. Invece io sono straconvinta di avere appunto un 37,5. Allora ho visto, vabbè, ce ne sono diversi insomma di modelli. Pure un altro mi piace, però sembra che ha una parte elasticizzata sembra nero.
non riesco a capire se è un blu molto scuro o è un nero, perché sennò il modello mi piace abbastanza, e solo che se ha la parte poi in nero potrebbe disturbarmi per quello a cui sto puntando, diciamo, al tipo di abbinamento che mi serve. Ho visto un altro modellino, adesso ve lo cerco, che avevo visto a prezzo pieno, adesso sta pure un pochino in offerta. Il modellino è questo qua. Allora, diciamo che sto cercando un modello di questo tipo, quindi tipo un Chelsea, perché mi trovo molto bene, mi trovo appunto molto, molto bene con questa tipologia di stivaletto. Questo modello mi sembra anche abbastanza, cioè a parte le recensioni lo dicono, però mi sembra molto comodo perché poi ha la parte tipo la para qua sotto. L'unica cosa è che dicono che ha il collo alto e che, vedete? E quindi alcune persone dicono che lo perdono quando camminano. Visto che io ho un collo molto fino invece, come piede, un piede molto fino, ho paura di avere lo stesso problema. Cioè magari di lunghezza becco pure la misura giusta, però poi ho troppo spazio e quindi mi si muove il piede all'interno. Quindi vabbè, detto questo, perché io volevo andare a vedere appunto perché fondamentalmente non si trovano in giro stivaletti blu. In generale scarpe blu, veramente poche, me l'ha confermato pure, ho fatto un giro anche da scarpe, mi ha confermato che comunque se ne trovano veramente pochissime. E niente, quindi volevo provare anche da Pittarosso, da Primadonna niente, Bata niente, ripeto, su Zalando ho trovato diverse alternative, però col fatto che non riesco a beccare ultimamente i numeri giusti, diciamo, volevo vedere se riuscivo prima magari a trovare qualcosa in un negozio fisico e poi eventualmente alle brutte, insomma, ordinare su Zalando. Io ci ho sempre ordinato e ci ho quasi sempre preso, però ultimamente è veramente una sfida trovare per me delle scarpe adatte, diciamo, al mio piede, non lo so perché. E quindi così, poi volevo passare da Yamamay, che ho qui da me, perché sono stata da Yamamay a Porta di Roma. L'avete visto nell'ultimo videovlog dove vi portavo in giro un po' per shopping con la mia amica Roberta. Ho preso un pigiama per mano, ho preso un paio di ciabattine per me. Le ciabattine non le ho provate. Ho preso un 38 pensando che mi stessero bene. Diciamo che mi stanno precise, ecco, mi stanno precise. Quindi probabilmente un 39 sarebbe un po' meglio, perché magari uno poi porta il calzino un po' più pesantino, non so. E poi lì a Porta di Roma ho visto una vestaglietta che mi piaceva, che mi ha fregato l'ultima taglia una signora prima di me. L'odio in quel momento, no, la stavo proprio fissando. No, vabbè, a parte gli scherzi, avevo visto anche altri modelli, però quello là mi piaceva perché insomma mi piaceva la fantasia, che poi non era niente di che, tipo a pois un po' colorati. E stavano tutte, mi sembra, a metà prezzo, quindi forse sui 20 euro, una cifra del genere. Volevo vedere nello Yamamay qui da me se avevano ancora qualche pezzo, se avevano insomma ancora le promozioni in corso. E niente, quindi fare questi giri e poi andare a prendere qualcosina per mio nonno. Però se non mi alzo non facciamo niente oggi. Comunque, allora ragazze, probabilmente in questo vlog faremo per la prima volta la tinta, cioè io farò per la prima volta la tinta da sola in casa. Se mi sbrigo, mi lavo, i capelli li lascio dopo, mi do una sistemata al volo, magari neanche mi vesto, cioè nel senso, sì, mi vesto, magari neanche mi vesto, magari neanche mi trucco, magari do una sistemata alle sopracciglia così, e un po' di cipria e correttore, potrei fare una cosa così veloce. E mi faccio sti giretti e poi facciamo il pastrocchio insieme. Sì, dai, facciamolo. Ok ragazze, questa qui è la tinta che ho comprato. Adesso vedo un attimino se mi occorre prendere qualcosina. E poi magari oggi scopriremo cosa succederà ai miei capelli. C'ho un brutto presentimento. Ok ragazze, sono pronta, ho fatto un trucco proprio naturalissimo, nel senso correttore, cipria, ho rifatto le sopracciglia, mascara e rossetto, giusto per essere presentabile, perché tanto poi dovrò struccarmi per andare in doccia. Vi faccio vedere l'outfit, anche se lo conoscete insomma già come abbinamento.
Ed eccoci qua, quindi al solito, vabbè, borsa di coccinelle, poi ho maglia a collo alto di Stradivarius, il cardigan di OVS vi è piaciuto moltissimo, me l'avete chiesto in tante dove poterlo trovare, con i saldi da OVS, e sono, questi qua sono jeans tipo jeggings, insomma sono senza bottone, e di presi da foulò, e le scarpine sempre queste di Prima Donna. Ok. Partiamo, che sennò si fa ora di pranzo e ancora non ho fatto niente. Ok ragazzi, allora regalini per nonno fatti, perché mi hanno commissionato anche altre persone di prendere qualcosina per stasera, visto che io ero libera insomma oggi dal lavoro. E adesso sono arrivata qui dove c'è appunto Yamamay e provo a vedere se riesco a cambiare le ciabattine, se hanno magari un numero in più, lo provo un attimino. Vediamo se c'è anche la vestaglia, però non lo so, non è che sono proprio convintissima di prenderla, quindi valuto un attimino. E volevo fare un salto anche al volo poi da Pittarosso e per poi rientrare a casa così da non riuscire questa sera, questo pomeriggio, e provare a vedere se riesco a fare questa tinta. Ho preso anche la ciotolina e il pennello per l'applicazione e vedremo. Non lo so quello che uscirà fuori, ragazze. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, che è già mezzogiorno, meno 5 e devo essere celere. Ok ragazzi, però ho fatto tutti i giri che dovevo fare. Che scade. Allora, questi qua, vabbè, sono i regali per nonno. Poi sono andata da Yamamay, dove, vediamo, volevo fare semplicemente, appunto, semplicemente il cambio delle ciabattine che ho trovato per fortuna. Quindi, vediamo un attimo. Vabbè, me ne ha tirata fuori una. Erano queste qua. Semplicemente le ho prese in una taglia più grande, così mi stanno più comode. E poi ragazzi, è tutto, praticamente ho trovato tutto al 70%, anzi anche a qualcosina in più, perché io ho preso due cose. Questi sono un paio di pantaleggings, nel senso sono elasticizzati, ma hanno il bottone e sono tipo in pelle, cioè fanno l'effetto in pelle. Questi qua, questi praticamente ragazze, pagati da 39,95 ci hanno tolto 28 euro, quindi 11 euro e qualcosa li ho pagati. Fantastico, da 40. E poi ho preso una giacca da camera, insomma una vestaglietta di queste di pile che volevo prendere, vi avevo detto, non l'ho trovata nella fantasia che cercavo, ma in questo grigio, diciamo, perla chiaro. E questo qua, sempre prezzato 39,95 meno 25 euro, l'ho pagata 14,95, quindi 15 euro invece di 40, buonissimo. E poi, sempre lì, c'è talco. L'ho praticamente visto. Talco è tutto a metà prezzo, invece tutto al 50. Ho visto questa gonnellina, ragazze, che è così, molto carina. L'ho presa in taglia M. Allora, forse mi stava anche una S, però ho preferito tenermi la M perché mi stava un po' più comoda qui sulla pancia, nascondeva un po' di più le rotondità. Comunque questo si è staccato il cartellino, l'ha staccato la ragazza, non so, comunque da 39,95 19,95. E poi la commessa mi ha proposto questa maglia, questa comunque maglioncino fatto così dritto, semplice, nero, da mettere dentro, e ha la manica così un po' a campanella. Anche questo qua, prezzato 39,90 19,95 anche lui. E probabilmente, adesso deciderò, però probabilmente potrebbe essere l'outfit di questa sera per andare al compleanno di nonno. Ok ragazzi, allora io ho pranzato, prima di pranzo ho girato al volo il nuovo video haul dei saldi. Qui praticamente è calato il buio perché fuori sta piovendo ed è brutto tempo. Quindi io adesso mi sistemo insomma tutta la camera, dopo sistemo tutti gli acquisti, le buste. Scarico i file del video così mi metto al montaggio e più tardi affronteremo il discorso tinta. Ragazzi, allora io ho messo ad esportare un video e quindi l'ho montato e l'ho messo ad esportare e sto nel frattempo appunto sistemando la camera e adesso volevo un attimo fare un po' di decluttering delle collane, perché ho diverse collane che, oddio, sono truccata, che non, alla fine non utilizzo, perché magari si sono un po' rovinate, perché magari alcune volte mi hanno tirato dei fili di qualche maglia, quindi voglio toglierle,
perché c'è un ammasso di collane che non si capisce neanche più quelle che ho. Ok, qua dove sono praticamente ammassate tutte le mie collane, quelle insomma, quelle grandi, visto che stavo sistemando perché c'è stato questo recente acquisto con i saldi, volevo un attimo fare un po' di pulizie. Ok ragazzi, come vedo ho eliminato un mucchietto di ferragli da qui, naturalmente le ho buttate perché mancavano pietruzze, si sono ossidate, come vedete da questa qua, insomma non sono proprio in condizioni neanche di essere tipo regalate a mia cugina, porella. E questo qua è quello che ho insomma risistemato, sono diciamo delle colorazioni o tipi di collane sempre normalmente un po' importanti, un po' insomma belle vistose, che però penso di poter sfruttare ancora. Ok ragazzi, è arrivato il momento della tinta, io mi sono pettinata insomma bene i capelli, sto appunto pettinando bene i capelli e mi sono cambiata, ho messo delle cose insomma che posso tranquillamente sporcare perché non sono cose per casa, insomma cose vecchie. Sto vedendo anche qualche video qui su YouTube per capire un pochino l'applicazione, quanto la fate facile voi, eh? Sì, fai così, sposti qui, sposti là. Mo vedi che combino, ve lo dico io che combino. E vabbè, ci proviamo, non registrerò insomma tutta l'applicazione perché già non sono in grado di farlo. Se devo stare appresso a riprese più applicazione non ne usciamo vivi proprio. Io ve lo giuro non lo so che cacchio ho fatto. Comunque, diciamo che essendo castano su un castano che già avevo come tinta, cioè male che vada, insomma si avranno un po' dei riflessi diversi. Però penso che non può andare troppo male. Sono un po' sporcata, però avevo messo la crema come avete anche consigliato voi, speriamo che poi si toglie effettivamente. L'ho messa anche intorno all'orecchio, però secondo me qualcosa mi si macchia. L'ho lasciati così liberi appoggiati, tanto non mi importa, insomma la maglia può sporcarsi senza problemi perché stavo scomoda con l'asciugamano addosso. E niente, quindi adesso devo aspettare 30 minuti. Bene, chissà che cosa succederà. E ragazzi, allora io in questa mezz'oretta ho approfittato, sono andata in cucina perché mi è venuto un po' di langurino, quindi mi sono presa qualcosina da mangiare. E adesso ho visto che ha finito il video, insomma si è esportato, è completata l'esportazione, quindi l'imposto insomma la pubblicazione ve lo mando subito online come vi avevo anticipato su Instagram. Naturalmente se non mi seguite su Instagram, sempre con il nick di LittleSnake90, seguitemi perché lì vi aggiorno insomma in tempo reale. Quindi programmo il video e mi mangio qualcosina. Ragazzi, ho fatto lo shampoo, applicato il balsamo, adesso procedo con l'asciugatura. Mi sono un po' macchiata, insomma un po' sporcata, adesso passo uno struccante e vediamo se non mi sono sporcata tantissimo, tanto mi devo un attimo struccare che devo rifare poi la base e poi procedo con l'asciugatura. E questo qua è un prodottino che sto utilizzando e che mi piace tantissimo, è l'olio di argan della Cotril, ce ne vogliono pochissime gocce, lo applico su tutta la lunghezza e questo l'ho preso dal parrucchiere in promozione tipo a metà prezzo e devo dire che mi piace moltissimo, lo metto in qualsiasi piega che faccio, sia liscia che naturale, quindi adesso vado a struccare un attimo, a pulire un attimo il tutto e poi vado a procedere con l'asciugatura. Ok ragazzi, allora la tinta è andata, non mi sono neanche sporcata più di tanto, insomma giusto una macchina qui, ma tanto avevo la crema quindi si è tolto tutto facilmente e vedremo domani il risultato cioè controllerò naturalmente il risultato domani con la luce naturale. E, però devo dire che me le ha viste anche mamma e non è che, cioè, ha detto che è venuto bene e, diciamo che considerando che non ho capelli bianchi da coprire a parte quello che vi dicevo qua davanti e che ho fatto un colore più o meno simile a quello che già avevo, anche se ho sbagliato un pochino, non è stata un'applicazione omogenea, insomma fatta bene, insomma non si vede moltissimo, penso. Comunque verificheremo tutto domani. Io sto un attimo al montaggio di un altro video, ma giusto mi ci dedico una decina di minuti perché poi mi do una truccatina, mi vesto, vi faccio vedere anche l'outfit perché andiamo fuori a cena per il compleanno di nonno. Ok ragazzi, stiamo andando a cena come vi dicevo per il compleanno di nonno, questo è l'outfit e nulla. Grazie.
Quanto è buono. Bene ragazzi, sono tornata a casa, ho già messo il pigiama, adesso mi vado a struccare, poi mi faccio una bella tisana calda calda perché fuori si crepa di freddo proprio, siamo congelati e niente, quindi adesso mi strucco e me ne vado a letto. Vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia questa giornata, spero vi facciano piacere questi vlog in mia compagnia. Magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mando un bacio grandissimo e vi lascio al prossimo video. Ciao!